in particolare ormai credo che la sì, notizia adesso sia la, ufficiale. La diamo subito, intanto saluto Fabrizio, ciao, buon pomeriggio Arianna, Fabrizio, ciao, avremo modo di parlare a lungo, ma la notizia ufficiale è che c'è stato un ritiro importante perché sono i campioni europei in carica, i campioni del mondo, Aljona Savchenko, Robin Solkovi. I tedeschi sono arrivati già qui a Sheffield, diciamo in forte dubbio, perché Aljona il 12 di gennaio ha avuto un infortunio in allenamento e aveva dei problemi alla gamba. Già ieri noi in allenamento, Franca l'abbiamo vista, continuava a toccarsi la coscia, quindi non era assolutamente in forma. Chang molto stupito che Solkovi poi era rimasto addirittura a guardarsi l'allenamento della danza. Già lì avevamo capito che qualcosa stava cambiando. E purtroppo questa mattina, nella practice della mattina, hanno dovuto a dire addio a questo campionato europeo, perché a Aljona durante proprio una prova di una trottola ha avuto ulteriori problemi alla gamba. Allora giustamente proprio alle 11.50, quando ora di Sheffield, quindi 12.50 in Italia, c'è stata la conferenza stampa del medico e dell'allenatore Ingo Stoyer, proprio per spiegare che non volevano rischiare di andare ad aggravare la situazione di Aljona. Del resto naturalmente loro, essendo campioni europei, non potevano fare questa gara non al meglio delle loro possibilità. Gara che lo state vedendo, è iniziata con la coppia bulgara Elisabetta Makarova e Leri Kenjansade. Naturalmente noi useremo, come diciamo sempre, brutto magari utilizzare la parola usare, però usiamo proprio queste prime coppie proprio per introdurvi al campionato europeo. E allora io direi, Franca, subito di dire che c'è un'altra assenza importante, perché si sono ritirati prima di partecipare anche Yuko Kawaguchi e Alexander Smirnov, perché Alexander ha subito un intervento di appendicite. Stiamo ovviamente parlando dei vincitori del titolo europeo del 2010, che l'anno scorso furono secondi proprio alle spalle di Savchenko Solkovi. A sostituirli qui saranno Ksenia Stolbova e Fyodor Klimov. I favoriti, lo diciamo, sarebbero stati sicuramente anche i campioni uscenti, Aljona Savchenko e Robin Solkovi. A questo punto è una coppia, una gara delle coppie che è apertissima, Franca. Certo, con tutti questi ovviamente ritiri, la coppia russa Tatiana Volososcher, Maxim Trankov, argento al mondiale, al loro primo europeo, non possiamo non dire che sono i favoriti in assoluto. Sì, sono assolutamente strafavoriti. Innanzitutto io devo dire, bisogna fare un elogio davvero comunque ad Aljona, perché io l'ho vista qui in questi giorni, seppur dolorante, ha provato fino in fondo, fino all'allenamento di stamattina, rischiando e piangendo bordo balaustra quando ha capito che proprio non ce la poteva fare. Del resto hanno un paio di elementi che proprio lei non riesce a eseguire, tra cui il twist, perché nella chiusura del triplo probabilmente l'adduttore, che è il muscolo più coinvolto nel suo infortunio, non riesce proprio a usarlo lei. E il triplo axel lanciato, che già è un elemento per loro nuovo, difficilissimo, eccetera, stamattina proprio non ne ha chiuso neanche uno. Ci hanno provato davvero fino all'ultimo minuto d'allenamento, e poi abbiamo un po' capito tutti, hanno fatto capannello con l'allenatore, col team leader, il dottore della squadra. Una decisione sofferta, credo, ma necessaria, anche perché loro veramente dovevano essere i contendenti di Volososcher, Trankov. Beh, sicuramente, poi tra l'altro insomma volevano conquistare sicuramente il loro quinto titolo. Ecco, e quindi per competere con questi due atleti che veramente si presenteranno qua, io credo che vedremo dei due grandissimi programmi, perché sono in straforma, sono veramente al top. Anche Aljona e Robin dovevano competere al top, ecco, ovvio. Non potendo competere al top, giustamente io credo abbiano scelto insomma questa strada, per cui a questo punto il campo è assolutamente aperto per Volososcher, Trankov, senza problemi, credo. Senti, quali dietro, ecco, invece adesso no. Vedi, infatti c'è Fabrizio che ride, infatti, perché no. Noi vogliamo sapere però come cosa si apre, c'è dopo? Anche perché è vero che ci sono Vera Bazarova e Yuri Dianov, che furono bronzo lo scorso anno, ma noi abbiamo visto nei Grand Prix ottenere dei risultati straordinari, come salire sul podio proprio Stefania Bertone e Ondra Otrecht, anche se anche per loro purtroppo c'è un arrivo qui non proprio in forma, giusto Franca? Sì, non proprio in forma, perché hanno avuto dei problemini fisici nei momenti prima della gara, nelle settimane prima della gara, prima Stefania, poi Ondrej, per cui alla fine
quasi 15 giorni di preparazione sono andati a vuoto. E diciamo che arriviamo qua veramente con pochi giorni di allenamento sulle gambe, ma sono due ragazzi innanzitutto determinatissimi, forti di carattere, e adesso hanno anche un po' di esperienza dalla loro, insomma, quindi sono consapevoli, hanno voluto esserci a tutti i costi e credo che cercheranno di battersi con tutte le forze possibili. Io credo che dal secondo in poi sono quattro le coppie che potrebbero. Bazzarova, Larionov senz'altro, Bertono, Tarek senz'altro, e poi potremmo avere Soblova, Klimov oppure Auschwende. Allora io vi interrompo solo un attimo perché è uscito il punteggio della coppia bulgara, il loro totale di 32,80, hanno avuto un punto di detrazione, 18,23 per i Technical Elements, 15,57 per i Components.